e benvenuti nella mia vita, un nuovo giorno insieme, perché ogni giorno è così strade, perché ogni giorno è così strade. Oggi ha inizio una nuova avventura super pazza, ma prima... Lui è Ray, il nostro gattino, il nostro cucciolo di cacca e pipì. Wow. Voi che mi state guardando siete il dentro della mia famiglia, la nostra famiglia, la più forte e grande e bella di YouTube. Se volete dare anche a parte di questa incredibile famiglia, vi basterà cliccare e tasto iscriviti qui sotto, far esplodere e sbagliare e prendere il nostro lebro. Wow, questa situazione ci sta sfuggendo di mano. Questa intro è davvero super pazza. Calma, rilassiamoci. Ma vi starete chiedendo, perché lui oggi sei così pazzo? Ma che ti ha preso? Perché? Oggi è il prank day. Giorno di scherzi, avete capito bene? Il giorno dello scherzetto per Sofì. Qualche giorno fa la nostra carciofina ha ben pensato di riempire la mia macchina di palline colorate, di palline di plastica colorate. Schifosa di una carciofina. Ehi, benvenuti a... Ci è voluto un'eternità per toglierle tutte dalla macchina. Me l'ha strasporcata e poi non sono potuto più neanche entrare in macchina. Lei continuava a dire: questa è la mia vendetta, questa è la mia vendetta. Non mi interessa. Oggi andiamo a vendicarci. Lui si vendicherà con un nuovo scherzo. Uno scherzo che non si dimenticherà poi così facilmente. Ma di cosa sto parlando? Ho ricomprato le bustine per realizzare lo slime. Ricordate quelle famose bustine con cui abbiamo riempito un'intera piscina di slime? Oggi andremo a realizzare uno slime super veloce che andremo a lanciare addosso a Sofì per lo slime prank, lo scherzo di slime. Sarà super bello, super divertente, ma soprattutto la farà andare fuori di testa. Vi rendete conto? Lei con i capelli lunghi pieni di slime non riuscirà più a toglierlo dai capelli. Sarà troppo divertente, non vedo l'ora di vedere quel momento. Lei al momento è a casa sua, ovviamente non ha idea di tutto quello che le accadrà oggi. Quindi senza perdere altro chiacchiere, senza perderci in tempo, no, senza perderci in chiacchiere e senza perdere tempo, corriamo a casa sua a prenderla. Quindi teletrasporto da Sofì, 3, 2, 1. Sofì! Gattino, io ciao a tutti, Dibrote! Noi siamo in me contro te, la famiglia più Benvenuti in un nuovo daily vlog, una nuova avventura per raccontarvi la nostra folle giornata. Esatto, noi vi raccontiamo le nostre folli vite. E intanto inizio col raccontarvi ciò che è successo stamattina, ragazzi. Qualcosa di fuori di testa. Ray, per la prima volta, ha messo piede in questa casa. Capite? Correva libero e felice per tutta la casa, senza pensieri, con tutto il pelo che faceva così. Il suo pennacchio pazzo che si muoveva e soprattutto è andato ad abbaiare i cani del vicino. Andiamo, cani, cani. I cani che ormai mi dovrebbero conoscere non mi dovrebbero abbaiare più. Ciao. Ok, ok, come l'ho detto, va bene, ciao, ciao, scusate, Ok, ancora non mi conoscono. Ragazzi, è stato super emozionante, si vedeva la felicità in quei due occhietti a palla neri. È stato bellissimo e ovviamente abbiamo vloggato tutto perché volevamo condividere con voi questo momento magico. Quindi, vai alle clip! Ladies and gentlemen, ecco qui il Ray, il nostro gattino che sta per mettere piede nella casa nuova. Ray, ci sei? Sei pronta? Sofì, sei pronta? Vai! Oh. Ray, sei libero! Wow, finalmente ragazzi! Sai cosa starà pensando? È la prima volta che vede uno spazio così aperto. Ray sul prato! Per la prima volta! Gattino, un gattino felice! Vieni qua Ray, andiamo! Oh cavolo, che c'è Ray? Che sta succedendo? Ray, che sta succedendo? Ci sono i cani del vicino! Ray, Ray, sei buono? Sei buono? Calmi, calmi tutti, ehi! Anche se il piccolino si fa rispettare! Bravo Ray, così ti voglio! Piccolino ma agguerrito! Sono piccolini, ma non lo sanno! Aspirano così! Dei cani grandi e grossi, ma non hanno mai paura! Ciao! Salve!
salve signor cane, come andiamo? Tutto bene? Lei è il signor can vicino? Possiamo diventare amici? Lei non è d'accordo, assolutamente. Veramente a lei non frega proprio nulla. Ciao! Hai imparato a scendere i gradini! Non lo sapeva fare prima, ragazzi, questo è fantastico! Vediamo se sa anche salirli. Ray? E qua, Ray! Un po' rotolando, ma c'è riuscito. Gattino, andiamo. Non vorrei dire, però si è bloccato in questo punto ad abbaiare ai cani del vicino e non ha ancora visto l'intera casa. Di là c'è un altro prato dove poter fare pipì e cacca. Non gliene importa un fico secco. Eccolo! Ray, ce l'hai fatta! Sei finalmente uscito dal prato! Guardate il suo sguardo! Super elettrizzato! Wow! E voilà! Ecco un altro prato dove poter tornare a fare pipì! Ovviamente capite che Ray, dopo essere stato l'intero inverno in appartamento, adesso che ha un prato ed è in una campagna, è il cane praticamente più felice del mondo! Adora l'erba e il prato! Finalmente è nel suo habitat naturale! E ovviamente sta facendo un'altra pipì! Ma come fa? Ma ne ha infinita! Ed eccoci qui, Team Trote! Benvenuti nel futuro! E o non è stato un momento fantastico? È stato magico, magico, magico. Magico proprio come quest'albero. È l'albero più strano che io abbia mai visto. Ciao amico di Manager Gigi che vieni dall'America. O che lavori in America, non abbiamo ben capito ancora tu dove viva. Comunque, cioè quest'albero veramente sembra un dinosauro. Ha le spine. Che strano! E poi... Guardate! Produce cotone, ragazzi, sì, produce questa specie di sostanza che sembra tanto cotone idrofilo. Wow. Comunque sicuramente avremo un'estate intera per studiarlo meglio e per capire di cosa si tratta. Noi due che siamo due scienziati pazzi lo osserveremo e ne capiremo l'origine. Questo è il momento Sofì giardiniera. A proposito di giardiniera, io vado ad annaffiare un po' le piante che necessitano di me. Ok, va bene, so, vai. Ciao. Ciao. Aspetta, sta 5 minuti, adesso torno. Ok. Dentro te è il momento di dare inizio al nostro piano malefico. Sofì non ha idea di quello che sta per succedere. Meraviglioso. Ed eccoci qui, benvenuti nel mio laboratorio da scienziato di scherzi pazzi. Ok, abbiamo qui un bastone che servirà per mescolare il nostro slime. Questo recipiente che lo conterrà è dell'acqua. Iniziamo. Acqua bellissima. Aggiungiamo l'ingrediente fondamentale, ovvero la nostra bustina per far diventare l'acqua slime. Come si apre? No. No, ma no, no, no. Aspetta, stai fermo. Recipiente. Recipiente, no, non fermo. Mannaggia. Il recipiente è rotto. Ma com'è possibile? Capitano tutte a me. Come devo fare adesso? Bah. Basta perdere acqua. Smettila. Smettila. Sapete che c'è? Non me ne importa un fico secco, perché sono scienziate pazze e quindi ci piace l'avventura e rischiare. Andiamo a mettere la nostra polvere magica. Andiamo, guardate. No. Oh my god. Oh my god, che figata, che figata. Fa davvero super schifo. Ma essendo anche un professionista degli scherzi, uno scherzo non va solamente così, prendo quello e lo tiro in testa a Sofì e non basta. Bisogna stare attenti a tutti i piccoli particolari. Guardate cosa ho comprato. Il super truccatore Master 6000. Guardate qui cosa ho comprato. Ci sono tutti i trucchi del mondo. Non appena Sofì vedrà questo coso, non potrà fare a meno di fermarsi e rimanere a truccarsi, perché lei adora il make up, adora truccarsi, quindi lascerà perdere tutto quello che starà facendo per truccarsi. E a quel punto io arriverò da queste scale qui. Siete pronti con me? Sarà super emozionante, adrenalinico. Caro mio carciofino, questa è la mia piccola vendetta. Te lo sei meritato. Così impari a trattare male Polar, la mia macchina. Quindi prepariamo le camere e tutto e via. Ok, ci siamo, andiamo. Sofì, so, puoi venire un attimo? Lui? Lui, mi hai chiamata? Oh cavolo! Oh cavolo! Oh cavolo! Non ci posso credere! Quanti trucchi! Che bellezza! Che bellezza! Che bellezza! Oh yeah! Lui è stupenda! Dove sei? Grazie! Scusa!
fai qua, imbambolata tutta fatta di slime? È slime? Eh già. Slime? Sì. Lui, io ti ammazzo. A te non piace essere la regina dello slime? La principessa dei carciofi fatti di slime? Ma sei cretino, lui? È freddissimo, è gelido! Tutta sporca, anche nelle gambe. Io ti odio. Si è sporcata tutta. Sei odioso, veramente, ma schifo. È la cosa più viscida che abbia mai toccato. Che schifezza. Che schifo, sembra bava di unicorno. Quella che ho finito dopo la piscina, la famosa bava di unicorno. È una sensazione stranissima. Molto strana. Fa troppo schifo, veramente. È super solido, guardate qui. Che schifezza. Pensare che ce l'ho in testa, lui. Lui. Farò una vendetta. Aiuto, come mi laverò? Non ho neppure gli asciugamani in questa casa. Che c'è? Ti vedo un po' turbata, un po' nervosetta. Allora vedi, lui, se mi cadono i capelli. È una sensazione stranissima. Facciamo il saluto delle fronte. Mi hai dato un mega pugno. Lo so. Si è sentito il dito che si rompeva. Replay. Oppure difficoltà a camminare perché potrei scivolare. Ciao, come stai? Male. Come va? Ti sei lavata? Hai i capelli belli puliti adesso? No, perché qui non avevo lo shampoo e quindi sono ancora sporchissimi. Devo andare a casa mia e mi devo andare a lavare. Devo farmi una doccia a 60 gradi. No, no, mi brucerai. Devo farmi una doccia fortissima. Facciamo il saluto alle trote. Ma comunque ti trovo dell'avventura di oggi si conclude qua. Questa è stata la mia vendetta, il mio scherzo a Sofì. Lui, te lo ripeto, preparati. Sono nervosa. No, nessun altro scherzo, è finita qua. La guerra di scherzi si conclude oggi, è stato bellissimo. No, invece è soltanto l'inizio. Ma comunque dentro te cliccate il video di vista per comprare che sempre avventura. Io non ci vedo, sbagliamo in prima avventura. Ciao. Oh no, la trus. Tutti i miei trucchi, già mi ero affezionata. Lui, sei un cretino, sei...